Direi che abbiamo giocato, vinto, è una partita molto importante che voleva dire molto per noi. Questo secondo posto è un altro passo nel nostro cammino incredibile di miglioramento. L'anno scorso eravamo arrivati terzi, quest'anno siamo arrivati secondi e credetemi che al di là di come vanno le stagioni, passare da terzi a secondi sono comunque passi che non bisogna dare per scontati e soprattutto è un secondo posto che ci siamo sudati e che credo ci siamo meritati sul campo. In una stagione comunque che ci ha visti già vincitori di un trofeo, della Supercoppa e comunque dove nel girone d'andata eravamo riusciti anche a essere campioni d'inverno. Quindi finiamo un'altra regular season da record e questa partita voleva dire veramente tanto. Secondo, sono contento per la mentalità della squadra, perché in una partita dove sicuramente non eravamo al massimo, in una partita dove anche all'intervallo ho dovuto così sistemare alcune cose rispetto al nostro atteggiamento mentale, in una partita difficile contro una squadra che avrebbe dato il 110%, abbiamo avuto la mentalità di volerla vincere a tutti i costi, al di là di quelli che erano i risultati degli altri campi. E questo per noi è un altro passo veramente molto positivo. Quindi era il miglior modo, come avevo detto, di approcciare i playoff. Soprattutto nell'ultima parte della partita è venuto fuori quello che deve essere il giusto atteggiamento di una squadra che vuole vincere partite di playoff e abbiamo ripreso la confidenza con questo tipo di stato mentale. Ecco, quindi queste erano le cose più importanti e naturalmente siamo molto soddisfatti sia della vittoria che di questo bellissimo secondo posto. Ma dell'incrocio, ragazzi, è evidente che una società come la nostra, una squadra come la nostra, se così non vuole fare dei campionati ad accontentarsi di una semifinale, credo che un quarto perfetto per giocare di nuovo un campionato, un playoff, per provare a fare qualcosa di straordinario, deve passare attraverso per un quarto di finale come la partita con Sassari. Ecco. Quindi naturalmente è un quarto di finale molto affascinante, è il remake di una finale scudetto che è stata a detta di tutti probabilmente la finale scudetto più bella degli ultimi 20 anni, quindi ci sono veramente tantissimi ingredienti per dall'inizio voler giocare un playoff da protagonisti contro una grande squadra come Sassari, soprattutto contro i campioni d'Italia.